Ma che ve devo dire, raga? Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Io non so se voi state rendendo conto che il Napoli sta tenendo una media da poter diventare la squadra più forte della storia del nostro calcio. E non sto scherzando, non sto esagerando, non è un clickbait, bisogna aspettare stasera perché stasera giocherà l'Inter, quindi non è che si può parlare senza l'Inter. Però dati alla mano, e tra poco andiamo anche a fare le pagelle della partita di ieri del Napoli, raga, il Napoli sta facendo un percorso che la sta rendendo attualmente, poi bisognerà vedere, la squadra più forte della storia del nostro calcio. Non sto scherzando, con la vittoria di ieri il Napoli va a 59 punti, 59 punti in 22 partite, una media finale di 101,8 punti, che sono 0,2 inferiori a quelli che fece la Juventus, la famosa Juventus della stagione 2013-2014, se non sbaglio, quella famosa Juventus che, indovinate un po', al tempo, anzi ad oggi, il Napoli ha fatto 19 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta contro l'Inter. Quella Juventus, quella che poi fece 102 punti, quella che poi spaccò tutti i record, aveva fatto a questo punto 19 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta contro l'Inter. Quindi, no, contro con l'Inter ha pareggiato contro la Fiorentina 4-2. Quindi questo Napoli sta perfettamente tenendo l'andamento di quella Juventus storica, della Juventus che ha fatto più punti di sempre, quella Juventus che aveva appena fatto la 19ª vittoria in 22 partite, tra l'altro vincendo 3-1 contro l'Inter con i gol di Lichtsteiner, di Chiellini e di Vidal, e poi Rolando aveva provato ad aprire a riaprirla, insomma, sul 3-0 non c'era niente da fare, e aveva pareggiato con Lazio e con l'Inter, e poi aveva perso contro la Fiorentina, quindi insomma si era fermata solo quando, diciamo, il calendario lo richiedeva. Però la prossima partita, quella che il Napoli andrà a giocare contro il Sassuolo a Sassuolo, potrebbe in qualche modo permettere al Napoli o di seguire il percorso della Juventus o di peggiorarlo o di migliorarlo, quindi può fare tutte e tre le cose, perché in realtà la gara dopo la Juventus pareggiò contro il Verona, andò avanti 2-0 con la doppietta del solito Tevez, poi Luca Toni fece il gol del 2-1 al 52esimo e al 94esimo a tempo scaduto Juanito Gomez trovò il gol del pari. Gol del pari che permise al Verona di strappare un punto storico e di bloccare un'infinità di vittorie consecutive della Juventus, che però chiuderà a 102 punti. Però, e questo lo voglio aggiungere, che per me è veramente storico, io non so se voi vi state rendendo conto di quello che sta facendo questo Napoli, che vince tutte le partite senza alcun problema e distruggendo qualunque compagine gli si pari davanti. Ecco, questo Napoli, anzi, quella Juventus arrivò prima a 102 punti, ma dietro mise la Roma a 85 e la Roma staccò anche la spina perché le ultime tre le perse tutte, tipo, perché ormai non aveva più nulla da chiedere al campionato, perché la Juventus vinse il campionato, tra l'altro, se non sbaglio, battendo proprio la Roma all'Olimpico 0-1 con il gol di Osvaldo al 94esimo con 3 o 4 giornate d'anticipo. Ecco, quella Roma chiuse a 85 punti. Ora, l'Inter deve ancora giocare la partita di stasera, ma contando in proiezione le 21 gare giocate dall'Inter, che è la seconda in classifica, ragazzi, l'Inter sta tenendo una media di 77, non di 85, ben lontano da 85, 77. Cioè, se la proiezione dovesse essere vera, se il Napoli quindi dovesse chiudere con 102 punti, ma se continua così pure va meglio, e l'Inter dovesse arrivare a 77, 87, 97, 102, ragazzi, qui si parla di 25 punti di differenza, di 25 fottuti punti di differenza, cioè una cosa mai vista. 25 punti, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Il Napoli potrebbe vincere il campionato con 8 giornate d'anticipo. Io non so se voi vi siete rendendo conto. Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto alla 30ª giornata. Potrebbe festeggiare il tricolore alla 30ª, cioè sarebbe qualcosa di mai visto, un percorso che nessuna squadra ha mai attuato su un campo da calcio. E a questo punto io mi faccio i miei calcoli, perché 22 partite, ragazzi, sono 22 partite. Vi ripeto, ne mancano 16,
Sono tante, è quasi tutto il girone di ritorno. Assolutamente sì, è assolutamente vero, ma potrebbero non servire, perché se l'Inter continua con l'andamento che ha tenuto fino a questo momento e l'Inter è la seconda forza del campionato a numeri e a punti in questo momento, raga, il Napoli tra 8 partite, 8 partite, 8 partite, potrebbe già festeggiare lo scudetto. Cioè io sono basito, perché io ricordo campionati vinti con 4, 5 giornate d'anticipo, forse nemmeno 5, 4, 3, 4, ma 8 giornate d'anticipo, mai. Ma un più 25, ma soprattutto un più 25 che si maturerebbe con il tempo, perché poi bisogna aspettare stasera l'Inter, ma il Napoli già ha più 16. Il Napoli già ha più 16, se mancassero 5 partite avrebbe già vinto lo scudetto. Cioè, per farvi capire. E quindi io un dislivello di questo tipo che non si crea alla fine, quindi che non si. Che non, perché poi alla fine, secondo me, no, la seconda magari ha più 20 sulla terza, di solito stacca la spina e perde punti. Qua no, qua no, qua la seconda sta cercando di fare il suo campionato per arrivare in Champions. E il Napoli continua a correre. Io basito. A questo punto completiamo con le pa gelle del Napoli. Meret 6, non ricordo un momento, tranne una mezza cappella che ha rischiato tantissimo, in quel caso sì, lo devo ammettere, però vabbè, ci sta, capita, ma alla fine non è stato nulla di che, è tornato indietro l'ha presa, non ricordo parate fatte da Meret proprio per la bravura della difesa partenopea, quindi voto 6. Poi centrale di difesa Rachmani e Kim, Rachmani 7, non c'è possibilità di passare da quella parte lì. Tante volte i palloni partono dai suoi piedi, riesce anche a costruire, è diventato un calciatore fondamentale oltre che calciatore completo, calciatore molto intelligente tatticamente, vicino c'ha Kim al quale addirittura do 7,5. Kim guida la difesa con una tranquillità disarmante. Tu guardi Kim e dici, vabbè, tanto qui questi non segneranno mai, e nonostante la Cremonese magari le sue occasioni se le ritaglia, c'è sempre Kim dietro. Ad esempio, penso che Sagiut, come cazzo si chiama, stanotte abbia fatto degli incubi con gli occhi a mandorla, perché altrimenti io non mi capacito di come si faccia ad affrontare Kim e ad uscirne illeso. Veramente non ricordo sbavature, chiusure davvero perfette, sempre preciso. Quando danno una punizione alla Cremonese, lui arriva sempre per primo. Veramente partita esemplare. Di Lorenzo il capitano 7, bravo anche lui in fase difensiva, molto 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 bravo, in fase offensiva faceva un po' più di fatica perché comunque la Cremonese, vi dicevo, ha fatto tanta 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 densità in mezzo al campo, ve lo dicevo anche ieri, quindi insomma era chiaro e lampante come il Napoli dovesse puntare a giocare sulle fasce, ma giocando sulle fasce da larghi e quindi addirittura per cercare di arrivare a parità numerica in mezzo al campo. Spesso Di Lorenzo lo vedevamo quasi come un centrocampista in aggiunta, ok? E, però a 7 ci sta. Mi è piaciuto ancora di più Mario Rui, al quale do 7,5. E Mario Rui in questo momento per me è un calciatore assolutamente insostituibile per il Napoli. Fa la fascia con Kvaratskhelia e se l'anno scorso mi avessero detto, se in fase di mercato mi avessero detto l'anno prossimo il Napoli con la fascia Mario Rui Kvaratskhelia, mi ha appena il Napoli ha preso Kvaratskhelia, metterà in difficoltà e supererà per intensità per quanto riguarda l'anno prossimo la fascia Mario Rui Teo Hernandez Leao, io gli avrei riso in faccia e invece devo dire che è così. Tra l'altro è anche molto d'aiuto perché Mario Rui è diventato super intelligente, cioè vede benissimo dove si muove Kvaratskhelia, se Kvaratskhelia cerca il fondo lui si accentra, se lui va in sovrapposizione quando sa che Kvaratskhelia può dargli una mano dietro, è un calciatore estremamente intelligente. Mario Rui, ragazzi, ennesima partita super, 7 anche per Anguissa. Ecco, è un 7 che arriva perché il Napoli vince 3-0, fa una buona gara, diciamo che la sua bravura è il fatto che debba necessariamente guidare la linea del Napoli, quindi quando lui si alza, il Napoli si alza, lui spesso si alza, il Napoli si alza ed è sicuramente una mossa obbligata che porta alla vittoria del Napoli. Poi ha fatto meglio in passato, sicuramente ha fatto meglio,
Però non disdegno nel dire che la sua gara è comunque molto molto buona e è un diesel, cioè parte lì e poi arriva a fare bene. Lo Lobotka 7,5, lo Lobotka assolutamente 7,5, partita completa come al solito, anzi più del solito, perché a differenza del solito dove gli si richiede un lavoro di qualità, lui stavolta intraprende anche un percorso di quantità, dove è costretto per magari aiutare Anguissa, visto che poi la Cremonese se l'è studiata bene, della partita molto molto bene, a dover sporcare tanti palloni, a dover andare in guerra, fare duelli con il centrocampo della Cremonese. Quando lui esce e quando Spalletti lo abbraccia, lì Spalletti lo abbraccia dicendogli tipo grazie, perché Spalletti sa quanto Lobotka in questo momento sia fondamentale per questo Napoli. Zielinski 7. Zielinski 7, buona la sua partita, non la migliore da quando è a Napoli, però buona la sua partita. Ripeto, il fatto che ci fosse così tanta gente sulla tre quarti, cioè sulla sua tre quarti, quindi sulla mediana, perché i difensori della Cremonese di base di fatto facevano due linee da tre per la difesa, tre composta, tre, la prima dei tre composta da il centrale dei due braccetti, la seconda dei tre composta dal mediano. E le due mezzali, quindi insomma faceva fatica a chiunque a trovare spazio lì, lui un pochino lo trova e va bene. Elmas 7,5, come al solito entra e fa gol, cioè ormai è proprio la sua, sesto gol in campionato giocando 800 minuti, raga, 800 minuti insomma manco 10 partite, so meno di 9 partite, in realtà ha fatto 6 gol, cioè è vero che in questo momento al Napoli se me ci metto io là segno pure io, perché Spalletti sta facendo render tutti al massimo, però Elmas è un gran calciatore. Io ricordo che difendevo Elmas già un paio d'anni fa, con i napoletani che davano conto, che dicevano non sarebbe mai diventato un calciatore da Napoli. Ho sempre detto, regà, date un po' di fiducia a questo ragazzo, perché secondo me ti farà vedere delle belle cose. Lozano 7,5. Lozano è stata una piacevole sorpresa ieri, soprattutto per i tifosi del Napoli. Ho nella testa quel recupero di cui vi parlavo anche nel post partita, la Callejon, in cui si fa tutto il campo per recuperare in fase difensiva, ma poi in generale in fase offensiva è sempre pericoloso. Quando punta il giocatore puntualmente lo supera, lo sovrasta. Aveva anche provocato il rosso a Vasquez che non è stato dato. Lozano fa una partita assolutamente completa e merita a mio avviso il 7,5. Migliori in campo 8 ad Osimhen e 8,5 a Kvaratskhelia. Osimhen continua a segnare, se Elmas ha fatto 6 gol, Osimhen con questo ha fatto 6 gol di fila, ha segnato per 6 partite di fila, giocatore spaziale, tra l'altro il timbro lo mette sempre, stavolta lo mette su un'incertezza, definiamola incertezza di carne secchi. Ma il timbro lo mette sempre. Tra l'altro, sto anche notando come il Napoli, se aveva un problema, forse a inizio anno, cioè non un problema, ma qualcosa in cui magari era sotto a qualcuno, erano le palle inattive, con Osimhen e con le sue capacità anche da calcio d'angolo, da calcio di punizione interessante, eccetera. Le palle inattive hanno preso, hanno diciamo. Assorbito un valore importante per i partenopei. Migliore in campo Kvaratskhelia 8. Quando Kvaratskhelia c'è, tu puoi giocare in 5, in 6, in 10, in 42, ragazzi, non c'è veramente un cazzo da fare. Fa il gol dell'1-0 inventandoselo, e poi è continuamente il cuore pulsante di questo Napoli. Guadagna anche un rigore che non gli viene concesso, quando a mio avviso era netto. E Luciano Spalletti 8, Luciano Spalletti 8, ma pure Luciano Spalletti, ma che gli vogliamo dire? Vince anche questa 19-2-1. C'è poco da fare. In questo momento il Napoli rischia davvero di essere la squadra più forte della storia del calcio nostrano, ragazzi. Io non ho parole. Bravi tutti, veramente bravi tutti.